sono stati, diciamo, una complicità tra i proprietari che hanno trascurato all'ennesima potenza la situazione e il comune che ha sempre fatto finta di non vedere. A dirlo è il signor Giancarlo, titolare dell'appartamento al secondo piano di via Cairoli a San Nazaro dei Burgondi, appartamento che è stato evacuato dopo il rischio crollo della vicina palazzina di via Cavour, la strada che porta al municipio, strada che è stata chiusa da quasi una settimana per le condizioni pericolanti del caseggiato. Una situazione di degrado, quella del palazzo di via Cavour a San Nazaro, che è stata più volte denunciata negli anni dal signor Giancarlo. Parte del caseggiato, in particolare il portone d'ingresso e alcune scale interne, sono state dichiarate inagibili dai vigili del fuoco. Isolata l'ala della vecchia palazzina che si affaccia su via Cavour, dove abita Giancarlo, che è stato evacuato e da venerdì è costretto a vivere in albergo. Io non sono più autorizzato a entrare, per cui dormo in albergo e vediamo per quanto tempo andremo avanti. Gli avevo fatto notare, portandogli tegole cadute a terra, facendo vedere le tegole a sbalzo. Era palese che era pericoloso, era veramente troppo evidente, anche un bambino, e più di una persona ha rischiato di prendersi una tegola. Non gliene è mai fregato niente. Adesso sembra che si stiano muovendo bene, sono venuti a fare i sopralluoghi per tagliare le utenze e procedere. Spero veramente che abbiano cambiato atteggiamento e che si dedichino a questo problema, visto che la sicurezza è una priorità. Stanno cercando un appartamento dove poter vivere decorosamente e poi, quando sarà finito tutto, rientrerò a casa mia. La chiusura riguarda il tratto terminale di via Cavour all'incrocio con via Cairoli, dove ci sono anche diverse attività commerciali, attività che per la chiusura della strada hanno risentito del minor afflusso di clientela. Sì, sì, si sente un po' il passaggio, perché manca un passaggio e sì, un po' meno si sente. Sì, perché ha impedito un po' il passaggio e quindi la gente deve fare il giro e magari alcune volte evita, cioè magari per fare un po' di strada in più magari non la fa. Intanto il comune di San Nazaro ha fatto partire l'ordinanza di immediata messa in sicurezza dello stabile di via Cavour a carico dei proprietari privati. L'ordinanza prevede che nel caso in cui non intervenga la proprietà sia il comune ad abbattere le parti pericolanti e a rimettere in sicurezza l'edificio per poi rivalersi delle spese sostenute. Un'ipotesi che, visto il recente passato, non è da escludere. La prima ordinanza di messa in sicurezza del palazzo di via Cavour risale infatti al 2009. Fino ad oggi l'area è stata transennata parzialmente, in attesa di lavori che, vista la situazione odierna, non sono più rimandabili.